Buonasera a tutti, ben ritrovati in un mio nuovo video. Finalmente, dopo 5-6 giorni, ci ritroviamo. Siamo infatti a venerdì sera, sono le 18:10. Allora, io ho finito di lavorare alle 16. Ho ritardato un po' perché dovevo aspettare una mamma di una bambina che ritardava a venirla a prendere. E poi dopo, oggi ho deciso di andare a fare la spesa, così ho il sabato tranquillo che non c'ho pensiero di andare a fare la spesa perché sabato c'è il delirio in giro. Siccome ero di strada, allora ero indecisa, allora forse non date qualcosa di diverso, mi sono accorciata io stessa il ciuffo perché mi arrivava qua sotto e allora un po' me lo sono accorciato. Allora, chiudendo il discorso, siccome ero di strada, allora ero indecisa se andare all'MD, che era diciamo nella zona così vicino dove lavoro, però non c'ero mai stata e poi ho pensato, magari ci sono, non ci sono certe cose che a me servono. E ho detto, lascio stare, non ci sono mai andata, il parcheggio è piccolino, infatti manco posto c'era. E poi avevo pensato di andare da Lidl. Era diciamo a Giare, però dovevo andare da un'altra strada. Poi, siccome sono stremata, sono stanchissima dopo una settimana il mio lavoro, io lo adoro, però è bello tosto con i bimbi dell'infanzia. Ora poi non sono stata neanche nella mia classe in questi 3 giorni, ma a fare una supplenza. E perciò sono stanchissima, non ce la faccio manco aprire gli occhi, non so se notate. Perciò ho detto, anche se devo andare in un negozio italiano che magari i prezzi sono un poco più alti, me ne frego. Tanto non devo prendere non so quante cose, le cose proprio necessarie. Perciò sono andata al solito Deco, perché avevo visto una locandina molto, molto appetitosa, nel senso non di cibo, ma di offerte sui detersivi. Allora ho detto, invece di andare diciamo l'endiscount e poi certe cose me li prendo invece nel negozio italiano, vado solo in un posto perché io di pomeriggio, di sera non riesco a fare le cose, io le cose di mattina sono un fiore, vado qua, vado là, quando non lavoravo, quando così, quando uno è libera, ma di sera io non vedo l'ora di tornare a casa. Che io sono fatta in questo modo, perciò ho detto niente, vado al Deconche perché ho visto certe offerte interessanti. Partiamo subito. Allora, beh, si nota che tra un discount e un negozio di marca i prezzi sono un pochettino più alti, però dove ho messo il scontrino, ce l'avevo a mano. Comunque, qua ho speso 50 o 52 euro, 52 euro e 46. Parto subito a Casamicciola. Allora, ho preso che c'era in offerta, che l'altra volta l'avevo scordata di dirle ai miei genitori di comprare la carta igienica da Eurospin, perciò l'ho presa qui, che era in offerta la Rotoloni Regina, che non so da quanto tempo non la uso, ma forse io non l'ho mai comprata, forse quando ero signorina mia mamma la comprava, l'ha comprata lei, perché io mai, da quando mi sono sposata mi pare di averla comprata. E questa costava in offerta 1,99 euro, mi pare. Sì, vado a cercare, comunque me lo ricordo a memoria, 1,99 euro. Sono, diciamo, dei rotoli più spessi, grossi, sono quattro, però valgono per più rotoli. Perché infatti anche con quella di Eurospin, che è un bel rotolone, mi dura tempo, mi dura giorni veramente. Ma dato che questa, diciamo, è buona, è buonissima, perché anche i rotoloni, quelli tipo Scottex della Regina, sono veramente formidabili. E presumo anche la carta igienica. Passiamo avanti. Poi ho preso, che ho finito proprio oggi, la piadina marca Roberto. In questo periodo che sto facendo la mezzamattina e il pomeriggio, di solito me la porto per il pranzo. E questa qua è bella, è sottile, ma è più, diciamo, più grossa ed è molto buona ed era anch'essa in offerta. Ora, a dire i prezzi ad uno sono già stanca. Allora, la carta igienica. Sì, giusto. E allora, vabbè, la piadina era in offerta comunque, vabbè. Roberto, 1,34 euro. Poi ho preso
ho trovato in offerta le merendine che piacciono tanto a mio marito, quelli proprio originali della Mulino Bianco, i grandi pangoccioli. Ed erano in offerta, sono nel pacchetto, mi pare, 8 pezzi, 8 pangoccioli, ed erano in offerta. Perché poi al Deco non ci sono marche di Up che fanno i pangoccioli. Da Lidl ci sono e ed Eurofin sicuro perché li ho comprati più volte. E niente, queste erano in offerta, ma sono costate poco. Diciamo di meno, non poco. Allora, sì, va bene, io ora a dirvi... Vabbè, sono costati poco, se lo trovo ve lo dico. Poi... ho preso questo pacchetto di biscotti savoiardi che se mi gira questo fine settimana faccio un piccolo tiramisù a mio marito, dato che la tre volte mio padre avevo comprato il mascarpone. Questi qua sono il marchio Deco, costano poco, savoiardi. 1,79 meno 30 centesimi. Il primo bustone è terminato. Poi passiamo all'altra. Allora, ho preso due bottiglie di questi qui della San Benedetto acqua olico minerale con questo beccuccio che diciamo è facilitato, lo usano anche i bambini perché diciamo non dovrebbe colare, non si dovrebbe aprire il tappo tantissimo, e l'ho preso per portarmelo al lavoro, che così è molto semplice. Perché me ne sono portata una bottiglia che proprio non si voleva aprire. Oggi mio padre l'ha dovuta aprire, non mettetevi a ridere, ma con la tenaglia, perché era troppo dura, non ce la faceva neanche lui ad aprirla, perciò ha dovuto munirsi di tenaglia. Cioè ora mi sono presa due bottiglie di queste, 1,49 euro mi pare. E c'era in offerta la panna, l'acqua panna, però ho letto che non è un olio minerale, perciò non l'ho voluta prendere e mi sono presa due bottiglie di questa, mi pare 1,49 euro. Poi ho preso, ed è tanto che non prendo salumi, però ho detto magari il tacchino me lo prendo, ma quando infatti mi devo fare dei toast per andare al lavoro oppure delle piadine, questo diciamo dovrebbe essere più salutare, e l'ho voluto prendere, del marchio Villani, che è un marchio diciamo conosciuto, tacchino arrosto, 120 grammi, ed era anch'esso in offerta, e se Villani, sì, 1 euro. Poi ho preso un pacco di pan carré, che quelli della Mulino Bianco mi stanno finendo, questi 45 centesimi, non mi ricordo. Poi ho preso questo set di spugne da bagno per tutti, per noi, per mio marito che ne consuma tanto, vale bene per tutti, della Calypso. Calypso l'avevo vista in offerta. Vabbè, pochino sono costati. Quando lo trovo ve lo dico. Poi... ecco, io uso queste fette biscottate perché sono molto, diciamo, buone, oltre al sapore, sono anche, diciamo, ecco, non mi viene il termine. Siccome sono in confezione da 4, allora io non ne mangio tante a colazione. Anzi, mi sforzo e me ne mangio 3 perché proprio poi ne resta uno che molte volte conservo e li metto con altre. Perché allora me ne mangerei anche 2 con la marmellata. E me ne mangio 3. E queste proprio non diventano molli, perché se comprate le fette biscottate nel pacco normale, poi diventano molle dopo un po', perciò io non lo sopporto. E perciò ormai ho trovato questo marchio, queste qua della Grissin Bonne, e io prendo sempre queste. Mi alterno tra le classiche, ma io di più preferisco le classiche, oppure certe volte le integrali, ma se non mi piacciono le fette biscottate integrali. E niente, poi ho visto che ci sono anche quelle iposodiche con poco sale, vabbè, non le ho mai provate perché sicuramente costano di più. E poi, allora, ho preso che mi sta finendo questa margarina, diciamo, questa Vallée e burro col 60% di grassi in meno, che mi sta finendo, la metto un pochettino sulle fette biscottate con la marmellata, la confettura. Ed è buona, anche perché è buona perché non è in panetto, ma è, diciamo, a crema, spalmabile.
Questa non mi è costata neanche tanto. Ah, l'Eclipse Spugna 1,39 euro. E poi questo non lo sto trovando. Poi ho preso queste simili, diciamo, formaggio mousse tipo Philadelphia, però è buonissimo, anche se non è Philadelphia, del marchio Stufa, io già l'ho mangiato, ma è strabuono e anche sembra proprio una panna, infatti si chiama mousse, è a salmone, io sono patita per il salmone, è molto buono e l'ho ripreso. Poi ho preso la simil Philadelphia, però non è Philadelphia, era in offerta, del marchio Esquisa, quella light, una specie di formaggio anch'esso spalmabile, tipo Philadelphia, credo che sia buona, non mi ricordo se in passato l'ho già mangiata. 175 grammi. Allora, boh, comunque mi sono costati poco. Poi ho preso due vasetti di yogurt greco della Fage al cocco, che ne vado matta. L'altra volta mi sono fatta il tiramisù fit con le fette biscottate integrali, questo yogurt in un vassoietto di alluminio, di carta, con un pochino di cacao amaro, messo nel frigo, veramente buonissimo. Forse ormai mi sono abituata a questi, diciamo, cibi dietetici che non cerco più, dolci né cose grasse, anzi mi danno fastidio. E se per caso io mangiassi un po' di più, mi sento male, ormai mi sono abituata con questo regime. Ne sono fiera, così almeno una si mantiene quella che è. Poi una busta di parmigiano reggiano dopo della Déco, 80 grammi, tanto per averlo in casa. E un vasetto di ricotta della Galbani Santa Lucia, che era in offerta, 250 grammi. Poi, io amo queste cose particolari. Allora, l'hummus di ceci. Ho voluto prendere questo gusto. L'hummus di ceci io già l'ho assaggiato di questo marchio, però ho voluto prendere questa variante perché da un po' di giorni mi sto appassionando dell'avocado, del frutto avocado. E niente, ho voluto prendere questa, diciamo, questa ricetta particolare che fa di hummus, ceci e avocado. Sono curiosa, chissà che sapore ha, magari me la porto al lavoro, va bene, la metto in una piadina oppure nei pancarré, tanto per avere, diciamo, un gusto diverso, non le solite cose. Speriamo che mi piace, non credo che non mi piace. E speriamo che non sia manco salata. Allora, è vegano, senza OGM e senza glutine. Wow! Allora, vediamo se la trovo. L'hummus di ceci. Hummus di ceci. Ah, l'Esquisa Light 1,28. Il pancarè 59, non 45. I pangoccioli erano 1,69. Non erano in offerta. E invece l'acqua San Benedetto 90 centesimi. Comunque l'hummus di ceci 1,95. Poi avevo visto anche quello là al salmone, l'avevo intravisto poco fa e ora non lo sto trovando più, vabbè. Poi ho preso due barattoli di questa marmellata confettura di fragole bio del marchio Déco, che l'ho provato una volta e mi piace tanto. Mi pare che non era in offerta, ma io me la sono presa perché mi piace. Composta di fragole si chiama, ed agricoltura biologica con lo zucchero di canna. Allora, vediamo, qua c'era scritto. Certo, non era in offerta. Due barattoli 5,58 meno 40 centesimi. Sono 330 grammi. Ora io sto finendo quella proprio light del marchio italiano rinomato e non ci sto pensando, è proprio quella senza zuccheri che non ci penso, poi magari ve lo dirò. Ve la potrei prendere dal frigo, ma mi secco ad alzarmi.
Allora, poi mi sta finendo pure il ginseng e caffè, senza zuccherare, non è zuccherato. Qualcuno mi ha, diciamo, suggerito di prendere il pomeriggio l'orzo bimbo. Io qualche volta l'ho preso. E con i biscotti, quelli là, anche ancora non ho iniziato, quelli alle noci, però ancora, diciamo, il coso, l'orzo bimbo, io lo metto già nel latte la mattina. Questo mi piace di più. Come io pomeriggio, quando torno, prendo solo questo bello caldo. Altre cose non ne mangio. Questo mi sa di sapore più gustoso. E non mi sa di caffè, perché allora non l'avrei bevuto. Allora, questo qua sono 200 grammi. E se lo trovo ve lo dico quanto mi è costato. Sì, 3,49 euro, non è che è costato poco, anche se della craft. Poi ho preso, a volte mio marito se li mangia qualche anno fa, anzi anche un anno fa, lui voleva comprare questi biscotti, questi canestrelli, la sera si passava, diciamo, la bocca. E questi sono della biscottificio del Sassello. E, quanto sono costati? 1 euro. Magari questi, diciamo, sono migliori della solita Nutella, cose più danniniche. Poi ho preso un bustone di mozzarella del marchio Deco, questa l'ho già mangiata ed è strabuona, tipo vallelata, è troppo buona, un sapore, sembra proprio quella fresca. E mi pare che era anche in offerta. Sì, allora, Deco mozzarella 100x3, cioè 3 cosine, 3 nodini, 3 palline. Allora, 1,89 euro meno 20 centesimi. Stiamo quasi finendo. Poi qua c'è un'altra bottiglietta di acqua, olio minerale. E poi nel porta cioccolatini metterò questi, perché ormai è rimasto proprio solo con due cose, che mio padre e mio marito se li pappano. Allora, ho visto che c'erano queste cosine piccoline, piccoli cioccolatini Twinks, e questi qua che dicono che sono molto buoni, non so se quando ero piccola li ho mangiati, ma può darsi. Questi cioccolatini con ripieno di cocco, dice che sono strabuoni, e non costavano manco tanto. Allora, i Twinks miniatures 1,85, scusate il mio inglese. E poi c'erano anche i Bounty, che ora non li sto trovando, comunque giù di lì poco sono costati. Allora, sono 130 grammi e uguali 130 grammi, spero che piacciono. Vabbè, e poi questi sono i po' di mio papà, perché lui piace il poke coffee e se lo prende quello col caffè decaffeinato. Passiamo invece all'altra busta dei detersivi. Vabbè, solo due cose precise dei detersivi, perché poi quando, diciamo, ho bisogno di una spesona, preferisco andare da acqua e sapone. E mi dispiace che qui non c'è Ticotà, perché mi hanno detto che è molto più conveniente di acqua e sapone. Purtroppo qui ancora non hanno aperto lo store. Allora, ho visto che nella locandina che ci sono per strada, ho visto che c'erano in offerta queste bottiglie. Questo è un detersivo di marchio siciliano, ma è molto buono. Ecco, cosa sto uscendo? Un'altra cosa. Il sole per lavatrice bucato. Allora, questo ve lo voglio dire. Allora, allora, era in offerta, però non capisco che offerta hanno fatto. Ah, forse 2,398 hanno fatto l'offerta, che prima costavano 7,96 al prezzo normale, due bottiglie, invece due costavano con l'offerta 3,98. Ora qua ci dovrebbe essere l'altra bottiglia. E sono 2 litri di prodotto. Questo qua veramente vi lava i panni in maniera impeccabile. Io ho il detersivo uguale in polvere, che lo uso per
diciamo le lenzuola e magari le tovaglie da bagno, se mi capita che li metto insieme alle lenzuola, perché io li metto in base ai colori. E veramente smacchia tutto e soprattutto l'odore si sente. Allora ho preso questo sole. Quanti minuti ho fatto? Ma cioè, scusate, 20 minuti di video. E siccome è da tanto tempo che non giro, poi ho preso l'anticalcare marchio siciliano Sian, e che è anch'esso buono. Poi ho preso una candeggina profumata che la uso anche per lavare i pavimenti del marchio Déco, e questa costava pochissimo alla profumazione, c'era di alpina e di lavanda, e ho preso questo lavanda, ho voluto provare. Poi ho preso, che mi è finito proprio oggi, un detersivo della Chantecler sgrassatore con, scusatemi, mi nascondo il volto, lo sgrassatore Chantecler con candeggina. Questo io mi sono trovata divinamente, proprio pulisce alla perfezione e non ha quello, diciamo, quell'odore fastidioso forte della candeggina. Secondo me è più delicata e l'ho finito proprio oggi, anche se io sgrassatori ne ho, ma un sgrassatore io lo uso, diciamo, di più solo per la cucina, invece questo lo uso solo e esclusivamente per il bagno, per i sanitari. Ed era sempre in offerta. Niente, io con questo io vi saluto. E se mi interessava vi dicevo pure il prezzo. L'anticalcare della Ciel 1,79. E la candeggina 99 centesimi meno 15 centesimi, e a Chantecler 1,79 meno 30 centesimi. Allora, ho fatto un video spesa troppo lungo, forse perché da tempo che da alcuni giorni che non ne giro, beccatevelo, magari vi passate il tempo. Allora, io poi dovrò girare un altro video di acquisti, però fatti sul sito online. Infatti sto raccogliendo le cose e ora farò un video, anche se aspetto un altro ordine, ma quello arriverà la prossima settimana. Può darsi che le cose che ho già le giro domani, quello della prossima settimana poi ve lo farò vedere a parte, così almeno avete qualche altro video da vedere. Intanto io vi ringrazio soprattutto per la vostra pazienza e ci rivediamo alla prossima. Scusatemi, questi capelli domani me li devo lavare perché sono pietosi. Comunque, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao ciao, o una buona giornata in base a quando vedrete questo video, che ve lo metterò domani mattina, penso. Non lo so, non credo ora. Boh. Vabbè, vi saluto, ciao.